tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui in diretta, sono le 12:31 minuti in questo istante di oggi, lunedì 22 gennaio. Benvenuti a tutti. Oggi apriamo la settimana parlando di un servizio che c'è a Milano. Ne abbiamo già parlato lo scorso anno, pochi mesi dopo che aveva aperto. Beh, è tornato a trovarci e oggi ne parliamo ancora meglio. E quindi do subito il benvenuto e un gradito bentornato a Enzo Trisorio di Grandi Piccini. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Buongiorno, sono contento di rivederti. Oggi non sei venuto neanche da solo, sei venuto in compagnia di Luca Reale. Esatto. Che insomma, buongiorno a te Luca, benvenuto. Che insieme a Luca state sviluppando tutta una parte molto interessante, diciamo, di come poter usufruire dei servizi, diciamo, nell'era appunto dell'internet delle cose, mi viene da dire, no? Quindi certo, poter andare oltre un semplice volantino e avere tanti servizi. Poi vediamo appunto i servizi che Grandi e Piccini possono fornire alla città di Milano. Io rubo solo due minuti in apertura perché oggi è lunedì e quindi, come tutti i lunedì, lanciamo il sondaggio della settimana. Oggi parliamo di servizi. In realtà il sondaggio della settimana parla di sanità, perché secondo uno studio appunto nel 2017 la sanità lombarda si è piazzata al secondo posto dietro il Piemonte come miglior sistema sanitario regionale. Vi chiediamo appunto se siete soddisfatti o no del sistema sanitario lombardo. Potete rispondere al nostro sondaggio sulla nostra pagina Facebook, tutta la settimana la troverete lì e io comunque durante Good Morning Milano ve lo ricorderò, posteremo appunto man mano e vedremo come va. Il sondaggio si chiude venerdì a poco prima di mezzogiorno, poi per poi appunto mezzogiorno e mezzo durante il Good Morning Milano di venerdì darvi i risultati. Ma torniamo appunto alla puntata di oggi, torniamo a Grandi e Piccini, torniamo a Enzo. Enzo, la prima domanda appunto è: Grandi e Piccini, che cos'è Grandi e Piccini? Come possiamo descriverlo? Una realtà nata nell'Interland di Milano, nata con lo scopo di offrire un servizio di qualità per le famiglie ma anche per le attività commerciali. Perché Grandi e Piccini, come abbiamo detto l'altra volta, vogliamo offrire servizi sia per i grandi che per i piccoli. Ok. Che tipo di servizi offrite? Noi partiamo dal servizio di pulizie, uh-huh, il servizio di badante e il servizio di babysitter. Oltre a questi sono servizi correlati, il servizio del personal trainer, il servizio per accompagnamento alla spesa, anche eventualmente un accompagnamento per un fuori porta, per una gita fuori porta, più servizi studiati ad hoc per le persone. Diciamo che da voi posso trovare tutta quell'assistenza o comunque quell'aiuto che magari ho bisogno appunto per il mio piccolo, per i miei bambini, oppure magari appunto per i miei genitori ormai un po' anziani. Sì. E quindi insomma voi trovo dei professionisti che possono darmi una mano, giusto? Sì, le possiamo anche fornire il famoso marito tuttofare. Ok. la persona che va a casa della gente e effettua piccole riparazioni. Che questa volta non abbiamo avuto il marito a tutto fare, ma abbiamo avuto la donna a tutto fare, che poi vi spiegherò. Ah, ecco. Allora, dicevi, voi avete aperto a luglio, giusto? Luglio dello, sì, scorso anno. Esatto. Insomma, cominciano a conoscervi sul territorio, ovviamente bisogna sempre fare di più per farvi conoscere ancora meglio. Appunto, a chi vi rivolgete? Chi è il vostro pubblico, diciamo? I nostri clienti. I nostri clienti sono... Allora, ho i figli di persone anziane che vogliono comunque una compagnia per la mamma o per il genitore anziano, compagnia che può essere o di qualche ora, può essere di giornate, ma possiamo anche parlare di periodi più lunghi, anche quindi una badante fissa, quindi che sta in maniera, sì, appunto fissa, presso la casa della persona anziana. Lo stesso discorso vale per le visite, qualche ora, giornata, mese o periodi mm-hmm, lunghi. Anche qualche ora, appunto, dicevi, anche pochissime ore, voi avete la possibilità di trovarmi una professionista che mi aiuti per poche ore, giusto? Esatto, esatto. Ma come ti è venuta questa idea, Enzo? Come ti è venuta? Raccontaci un po'. Dove arrivi? Come è stato il tuo diventare imprenditore? Diciamo, parlando con un amico, lui ha avuto dei parecchi problemi con badanti, mica badanti, per la sua mamma e per sua nonna. E mi diceva che comunque trovare persone che sono in questo mestiere
non per soldi, ma lo fanno proprio per volontà, perché comunque piace aiutare il prossimo, è veramente difficile. Io ho la compagna, la Giovanna, che comunque diciamo, è sempre stata del settore, lei è sempre del settore domestico, poi ha una qualifica, diciamo che è esperta nelle risorse umane. Quindi grazie a lei e grazie all'idea del mio amico abbiamo messo su questa idea, cercando di fornire appunto persone che fanno questo mestiere non solo per soldi, ma soprattutto con il cuore. E sono stato questo però pagandole, quindi insomma riuscendo a unire le due cose. Ottimo. Poi a un certo punto hai incontrato Luca, Abbiamo incontrato giusto? Luca, esatto, E cosa avete Luca. messo in piedi insieme? Che anzi, partirà a breve, giusto, mi dicevi? Anzi, una cosa è già partita, anzi, mi dicevi, che è il Allora, volantino, appunto. il volantino è già partito, esatto, non so se Sì, si faccio vede. vedere io, eccolo qua, qua dietro, ancora meglio. Eccolo qua, lo vedete, il QR code, che è, diciamo, il punto centrale di tutto quello che ci sta dietro, giusto, Luca? Certo, sì. Cosa possiamo fare con questo QR code? Sappiamo, basta poi quadrarlo con un cellulare, cosa succederà? Sostanzialmente le persone riusciranno a scoprire le promozioni in essere che loro offrono. Questo QR code è parte della nostra idea di una piattaforma che abbiamo ufficialmente sponsorizzato e iniziato a sviluppare un paio di anni fa, si chiama Coupon for You, è un nostro servizio competitor, diciamo, ai più blasonati. L'idea mi è partita quando io utilizzavo la piattaforma competitor, non mi piace menzionarla, ma purtroppo la devo sempre comunque dire. E la cosa che non mi piaceva di questo servizio in pratica era pagare in anticipo il coupon. Da lì mi è venuto su questo crivello appunto di provare a rilanciare questo servizio in maniera diversa, cioè facendo in modo che le persone quando accedono alla nostra piattaforma possono tranquillamente visionare e prendere conoscenza delle nostre attività che sono con noi, partner, e possono vedere le campagne promozionali che loro inseriscono. E a questo punto possono fare la richiesta di get code sostanzialmente, cioè di prendere questo codice coupon a titolo totalmente gratuito, però di andarlo a spendere e consumare al momento dell'usufruizione. Questo eliminava uno step che a me non piaceva, che era quello del cosiddetto payment, cioè del pagamento iniziale, che secondo me tagliava fuori una fetta di mercato abbastanza ampia, tra cui i ragazzi, mi viene da dire, e tante In più mi altre viene da dire persone. questo Da lì poi abbiamo lanciato anche la possibilità di QR lanciare due cose insieme, cioè di dare anche un QR code univoco ad ogni attività che entra con noi, che possa in qualche modo dare la possibilità ulteriore non solo di andare online ma anche offline, e quindi di dare la E possibilità di vabbè, e scoprire le soprattutto quello che promozioni. oggi vedrò non è detto che sia lo stesso che vedrò dopodomani come promozione, nel senso che lui immagino che Enzo può aggiungere, Aggiornare, certo. aggiornare, e quindi anzi mi viene quasi dire me lo tengo lì il volantino perché ogni tanto vado a controllare Tra che non ci l'altro, sia qualche promozione migliore novità, ancora o qualcosa che mi esatto. possa interessare al momento, Tra l'altro, giusto? andando online, possono anche le persone fare con il tempo reale su WhatsApp le promozioni che loro hanno in essere. E questo ci tengo molto perché WhatsApp ovviamente è uno strumento di messaggistica istantanea che poi tutti noi utilizziamo, ed è soprattutto fondamentale farglielo fare in maniera totalmente gratuita. So che però adesso state pensando a un altro progetto insieme, giusto? Esatto. Sì. Come detto prima, io fornisco le babysitter e la babysitter vogliamo che porti con sé una merenda per i bambini, una merenda a chilometro zero. Quindi la famiglia su richiesta può dire che vuole una cassettina con dei prodotti biologici o comunque prodotti del territorio. E io mi occuperò quindi della consegna di questo prodotto. E Quindi ovviamente. è la babysitter insieme alla merenda, no? Giusto? Cioè, mi viene a Esatto, casa direttamente con la merenda controllata, anche appunto a questo esatto. punto non ho Certo. paura di merendine, chissà No, dove arrivano, di tracciata. cose non Esatto. tracciare, qui anzi, appunto tracciate tutto e appunto è l'unione delle vostre forze, giusto Sì. questa? Certo, sì, perché le famiglie potranno acquistare questi prodotti su una nostra piattaforma che stiamo per lanciare, si chiama appassionatiitalia.it. Anzi, colgo l'occasione siamo alla ricerca appunto di fornitori, appassionatiitalia.it. appassionatiitalia.it, siamo alla ricerca appunto di fornitori da poter inserire al nostro servizio, che ci diano la possibilità di vendere questi prodotti biologici sostanzialmente. E poi tramite appunto la piattaforma posso scegliere
che tipo di servizio avere, appunto, di avere la babysitter che mi porta la merenda a casa direttamente col bambino. E insomma, io, soprattutto da luglio che siete a dare servizi, no? Siete lì ormai in piazza, diciamo, a dare servizi alla città di Milano. So che insomma qualcuno già comincia a essere ben contento di quello che fate, no? Sì. Raccontaci magari qualche storia di qualcuno che insomma è stato contento dello servizio. Vi ho accennato prima la donna a tutto fare. Sì. Nel senso, si è rivolta da me una signora che ho conosciuto tramite conoscenze, diciamo. È venuta in ufficio da me, mi ha parlato che purtroppo questa signora qua è rimasta da sola. Ha avuto una perdita, è venuto a mancare il marito, uh-huh. E quindi lei, poverina, non sapeva un attimo come gestire tutte le carte di casa, quindi aveva bisogno di una figura, diciamo, che sistemasse un po' l'archivio di casa. Ok, la documentazione. Esatto. E non era una figura semplice da trovare, perché comunque ci voleva una figura precisa, ordinata e ovviamente di fiducia. Insomma, vai a toccare le cose abbastanza sensibili, delicate, e doveva appunto mettere mano a documenti che riguardano la sua proprietà privata, anche ovviamente la sua vita intima. Quindi ho scelto tra i miei collaboratori una persona che ha avuto esperienza in contabilità, ha gestito in maniera autonoma un negozio. Ho fatto fare l'incontro a queste due persone presso il mio ufficio. Abbiamo fatto qualche giornata di prova per vedere se si trovano, okay, se si trovano bene, e alla fine è scaturito un bel rapporto tra la mia collaboratrice e il cliente. Infatti adesso puntualmente la persona va a casa del cliente, uh-huh. Oltre che sistemare l'archivio, mi fa anche un piccolo accompagnamento se deve fare qualche commissione fuori casa, cose del genere, gli prepara anche qualcosa magari da mangiare, okay. Gli dà quasi una di famiglia. Sì. E tutto questo appunto nascendo da una necessità molto importante, che immagino quante donne magari appunto perdono, certo, il marito o non sanno poi dove mettere mano ai documenti della casa e, certo, la proprietà e vari, cioè, insomma, sappiamo la mole di documenti che ogni casa poi nasconde nei vari armadi e cassetti. Questa signora appunto aveva un grande bisogno di sistemare tutto ciò e si, certo, è trovato la persona giusta e corretta per farlo. Esatto, è per quello che abbiamo detto, essendo una multiservizi, noi possiamo studiare i servizi anche ad hoc per le persone. Non è questo un servizio espressamente previsto nel nostro sito, però in questo caso siamo riusciti a soddisfarlo. Ecco, ricordiamolo bene invece, diciamo, la lista più o meno, perché poi abbiamo detto i servizi sì ci sono, ma poi alcuni vanno anche poi calibrati a persona, sì, e insomma te li inventi anche, mi sembra di dire, ogni tanto poi state fuori qualche nuova idea. Però facciamo la lista poi, diciamo, dei servizi base che grandi e piccini le pulizie, le babysitter e la badante. La babysitter sottolinea con la merenda a chilometro zero. Ecco, da quando sarà disponibile il costo della merenda? Ma penso... Siamo in questa fase di ricerca di comunque, okay, di fornitori, quindi cogliamo l'occasione, anche se magari c'è qualche fornitore in ascolto, di appunto trovare prima questo legame con un fornitore che ci dia la possibilità di avere una tracciabilità, una filiera controllata. Dopodiché da lì a breve riusciremo ad attivare il servizio. Ok. Ecco. Abbiamo detto quindi badanti, babysitter, pulizie, accompagnamento personale, giusto? Esatto, accompagnamento personale. Ok. Come funziona appunto se non ho invece... No, sono al volantino, abbiamo capito, no? Io ho, diciamo, grazie a questo QR code ho in mano tutto il tuo mondo di grandi e piccini, sì, sempre aggiornato, sempre in tempo reale. Se no, come posso fare per avere... Ci potete notizie? Contattare tramite la pagina Facebook, che appunto, okay, è la pagina Facebook di grandi e piccini, tramite sito internet o tramite email. Ok. O il mio telefono che è attivo 24 ore su 24. Ah, ecco, bene. C'è anche qua sul volantino. Dov'è che siete? Siamo situati a Corsico, okay, all'interno di un condominio, l'ufficio. Non siamo su strada, ma abbiamo tanto non serviva, esatto, no? Anzi, sei un posto comodo che puoi spedire, diciamo, tutti i tuoi vari collaboratori in giro per la città. Invece ricordiamo Coupon for You,
è un sito internet, come funziona? Nel senso, io posso andare lì e trovare tutti i coupon legati alle varie attività, giusto? Esatto, in realtà si trovano le campagne promozionali che noi abbiamo chiamato campagne Coupon for You, che gli esercenti possono inserire. La registrazione al sito è totalmente gratuita per i primi 60 giorni. Chiunque possa iscriversi, voglia iscriversi, lo può fare accedendo appunto a www.couponforu.it. Okay. La sezione appunto diventa partner, da lì possono registrarsi e noi attiveremo l'account per 60 giorni a titolo gratuito. Dopodiché ci sarà la possibilità di usufruire del nostro servizio sotto forma di un abbonamento. Al momento abbiamo lanciato la promo 500, in cui diamo la possibilità di 365 giorni del nostro account a una cifra di 250 euro più IVA. Quindi parliamo di cifre veramente irrisorie. E ricordiamo che la cosa che ci tengo a precisare è che il nostro servizio non è un sistema provvigionale, quindi zero commissioni, più clienti e un abbonamento. Quindi che io poi faccia un milione di clienti, non vado a rischiare di pagare chissà quali commissioni. Se uno fa un milione di coupon, non abbiamo la possibilità, cioè non diamo loro la possibilità di sottrarre appunto una provvigione sul coupon. Ok. E ricordiamo la cosa invece interessante per chi compra il coupon, è che il coupon non viene comprato, ma viene preso. Infatti viene preso. C'è proprio un bel bottone con scritto prendi coupon. E anche qui la cosa che non mi piaceva era di inserire una marea di dati. Normalmente noi vediamo i moduli di richiesta. Sì. Nome, cognome, mail, qualsiasi cosa. In realtà noi prendiamo solo email, nome e cognome. Ok. Basta. Poi mi arriva il mio coupon. Arriva e poi decidi se spenderlo o non spendermelo. Esatto. Quando e come decidi spenderlo. Come e quando spenderlo. Proprio perché tu fai la richiesta. Solo in quel momento. Solo in quel momento. Al momento in cui ti rechi presso il servizio. Quindi diciamo, se mi va male il rischio di non poterlo. Non perdo nulla, non perdi soldi. No, esatto, spesso vuol dire il rischio è quello, che lo prendo poi dopo, ma il rischio vado non so, via, esatto. Non so come fare. Esatto. Oppure l'ho dimenticato. Anche persone poi mi è capitato. Infatti, bombardati da mille input. Esatto. Invece no, qua appunto, ma anzi, forse il fatto di non averlo pagato, me lo ricordo subito che ce l'ho. Certo. Perché a differenza che ho pagato, me lo dimentico, invece questo non l'avevo pagato, è diverso dagli altri. Però chiunque prende normalmente, statisticamente, un qualcosa, una promozione, un sales, sicuramente tenderà sempre a consumare. Difficilmente tende a non dimenticarlo. Oggi come tutti siamo attratti appunto da sistemi di scontistica, siamo continuamente propinati da aziende che ci propongono sconti come di qualsiasi natura. Noi cerchiamo tutte le attività commerciali, quindi ci rivolgiamo a un target sia commerciale ma anche a servizi, qualsiasi tipo. Infatti loro, grandi e piccini, sono un esempio. Offrono servizi a famiglie e quindi di conseguenza offrono anche pacchetti comunque sotto scontati e utilizzano il nostro servizio per dare queste promozioni. Infatti se si inquadra con cellulare uso codice, anche questa se vogliamo una rivoluzione, perché questo QR code, come voi lo vedete stampato su un volantino, può andare benissimo su un bigliettino da visita. Abbiamo fatto anche dei poster sulla vetrina, cioè io passo, devo stare a 18.000 volantini, faccio uno, tag ogni giorno, ricordiamo questo, poi essendo collegato appunto a internet, ogni giorno posso aggiornarlo senza dover stampare il volantino. Certo, esatto. E quindi, la cosa molto versatile è proprio questa, cambia la promozione, cambia il contenuto, ma il QR code rimane. Insomma, magari si abbassano un po' i prezzi perché la cosa è meglio ancora, perché il cliente insomma riesce sempre ad avere la miglior promozione possibile. Enzo, sappiamo che insomma da luglio adesso già ne hai fatta tanta di strada, cosa c'è nel futuro di Grandi e Piccini? Nel futuro di Grandi e Piccini abbiamo ovviamente più clienti. Capito Enzo? No, chi non li vorrebbe? Esatto. No, a parte gli scherzi, abbiamo sempre dei servizi studiati ad hoc per persone e soprattutto appunto stiamo cercando di attivare, come ho detto con Luca, questo progetto qua della merenda biologica a cui ci teniamo tanto, e per questo stiamo cercando delle collaborazioni sul territorio, ludoteche, asili, famiglie, tutte le persone a cui possono interessare questo progetto.
Io direi che, scusa, esatto, vai, vai, un modo anche per educare i bambini e comunque a mangiare sano, a mangiare qualcosa di esatto, buono e giusto, esatto, dire, infatti. No, mi interessa invece, tu spesso ne parli, dici cercare soluzioni ad hoc per il cliente. Cioè, mi sembra che il tuo lavoro sia ormai quello di fare un po' il sarto, no? Di cucire addosso al cliente. Sì, quanto per te è importante, appunto, dargli non una soluzione, ma la sua soluzione al cliente? È tutto, perché quando i clienti vogliono me, io sì, ho i miei pacchetti esposti, però i miei pacchetti non sono, si possono adattare alle persone. Se uno ha bisogno di ore diverse, si può studiare insieme. Se uno ha bisogno di un servizio che non c'è, se è possibile, si studia e vediamo di trovare la soluzione. Più il cliente è soddisfatto, più sono soddisfatto io. Ecco, mi sembra vedere appunto che chissà quante ore avrei perso il lavoro creando i pacchetti e poi tante altre ore per smontarli e farli ogni volta su misura, no? È capitato. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura. Ricordiamo allora velocemente Coupon for You. Sì. Dove appunto posso trovare e non comprare, posso trovare e prendere, sì, prendere questi coupon. Su promozioni e varie, quante attività avete all'incirca? Ma abbiamo iniziato con una decina di attività che hanno cominciato. Tutto Milano per adesso? Non solo, noi operiamo sul territorio nazionale, per cui su Milano ne stiamo attivando prossimamente altre due attività. Ottimo. E ci aiutare proprio perché a titolo gratuito il servizio per 60 giorni, quindi loro possono tranquillamente testarlo senza che noi chiediamo nulla in cambio. E anche qui è un modo, secondo me, un buon compromesso, visto che è una piattaforma nuova, per dare la possibilità a loro comunque di testare il servizio, di vedere un attimino come va, ma anche per fare in modo che le persone entrino nel mood di questa nuova filosofia, che secondo me è un pochino diversa da quella che ad oggi noi siamo stati abituati con i sistemi di couponing. Ah, infatti, molto molto interessante. E invece ricordiamo, in chiusura, grandi e piccini. Grandi e piccini, service.it. Questo è il nostro sito internet, l'email è grandipiccini@gmail.com, uh-huh, e mentre Facebook Grandi Piccini. Trovate nei commenti a questa diretta appunto comunque tutte le pagine Facebook e i link a tutto quello che abbiamo parlato, anche un video di Coupon for You, link alla pagina Facebook di Grandi e Piccini. Ricordami, vai Enzo, tempo pure. Per gli ascoltatori di Milano All News, sì? Facciamo il pacchetto di 10 ore di pulizia a 100 euro. Ah, c'è un pacchetto apposta, poi comunque nelle prossime settimane allora vedremo di appunto darne conto anche sul suo sito, così almeno chi ci segue, sì, potrà vedere. Ti ringrazio a nome dei nostri telespettatori, web spettatori, anzi in questo caso. Grazie mille allora, prego, Enzo. Congratulazioni e complimenti appunto per il lavoro che state facendo, spero sempre, sempre meglio. Cerchiamo di tenerci sempre più aggiornati in modo da sapere tutti i vari servizi che di settimana in settimana ti vai a preparare, perché insomma capito che qua non ti fermi un attimo e trovi soluzioni per chiunque. Mi viene a dire, qualunque cosa avete bisogno, qualunque cosa, io la chiamata a Enzo la farei, perché secondo me la trovo la soluzione. In un modo o nell'altro ve la trovo. Io ci provo. Ce la fai, no, ma ci provo, poi ce la fai, quello è il bello. Ma che vada invece, fate la cosa prima, andate su Coupon for You e vedete direttamente che cosa vi propone i pacchetti. Insomma, qui come si cade in piedi, mi viene da dire, no? Esatto. Davvero, allora, io vi ringrazio tanto per essere stato qui oggi con noi. Ci vediamo presto, in bocca al lupo per le vostre avventure, per appassionati.it. Insomma, adesso vedremo questa bellissima novità della merenda, babysitter con la merenda biologica direttamente a casa. Insomma, davvero tante novità che Milano potete cogliere al volo e prendere e portarvi nelle vostre case, sicuramente ne avrete bisogno e troverete la soluzione ideale e giusta alla soluzione appunto magari anche di piccoli a volte problemi che però insomma sono fastidiosi da risolvere. Beh, Enzo ci pensa lui, da poche ore o a tante ore, a pochi giorni, a tanti giorni, la soluzione, esatto, ve la trova. Va bene, grazie mille Enzo, grazie mille Luca, complimenti, grazie, ancora per il vostro lavoro, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. In chiusura ricordo, così almeno Marilena della regia mi manda a quel paese, ricordo il sondaggio di oggi,
ma prontissima, eccolo qua che arriva in grafica. Abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di servizi oggi. Parliamo invece di sanità all'interno del nostro sondaggio, perché secondo uno studio del 2017 la sanità lombarda si piazza al secondo posto dietro al Piemonte come miglior sistema sanitario regionale. E voi, siete soddisfatti della sanità in Lombardia? Potete scriverci, potete rispondere a questo sondaggio sulla nostra pagina Facebook. È già attivo, abbiamo già le risposte. Credo che in questo momento siamo su un 50-50, se non sbaglio. Chiedo ai nostri social media che mi seguono da dietro, credo che siamo su un 50-50 di risposte tra il sì e il no. Beh, è partito da pochissime ore, potete fare ancora differenza. I risultati li vedremo poi venerdì, nella puntata finale della settimana di Good Morning Milano. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, grazie ai nostri ospiti qui in studio oggi. Buona giornata, ci rivediamo alle ore 18 col telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.